Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono tornata con questo video un po' off topic perché rispondo a un tag su un altro dei miei telefilm preferiti in assoluto che è Grey's Anatomy. Questo tag è stato creato dalla mia amica Nicoletta e lo potete vedere nel suo canale Il cielo è sempre più blu. Ha inventato, diciamo, 12 domande, le ha create e ha chiesto di rispondere. Io lo faccio molto volentieri proprio perché lo seguo da tantissimo tempo e mi fa piacere rispondere. È un po' off topic perché si parla di telefilm, però vabbè, ogni tanto io ve l'avevo detto che troverete nel mio canale telefilm o film, ecco, video tag, vlog, eccetera. Allora, io vi dico le 12 domande, le rispondo subito, poi sotto ve le lascio scritte nella descrizione. Vi invito a farlo se volete perché è molto carino. Una cosa che ci tengo a dire prima di cominciare è che finalmente ho finito di scrivere la tesi, non potete immaginare la mia immensa felicità, e ho più tempo per leggere. Questa settimana spero di fare due recensioni molto importanti per me, soprattutto il libro di Elisa. Quella è la cosa più importante. Un altro libro mi è stato chiesto anche di fare la recensione di Megan Hart, Fondente come il cioccolato. Molto interessante proprio perché all'inizio mi è sembrato in un modo per poi evolversi in un altro modo in positivo. Quindi sono due recensioni molto positive. Quindi ok, ho più tempo per leggere, per fare le recensioni, per il mio blog, eccetera. Quindi rimanete connessi. Allora, prima domanda: perché ti piace Grey's Anatomy? Mi piace perché mi sa emozionare in ogni puntata. C'è veramente questa forza, questa connessione con il telefilm che per me è immensa, veramente. Ogni puntata mi fa emozionare, mi fa piangere, mi fa commuovere, mi fa ridere. Cioè, un telefilm veramente che ti regala mille emozioni. Veramente, non c'è un episodio dove non rido, non piango, dove mi emoziono con i protagonisti. Veramente, cioè, una connessione speciale. Ecco perché è uno dei miei preferiti. Che mi regala delle emozioni uniche, cosa che pochi telefilm fanno a me. Ecco. Seconda domanda, scusate, personaggio maschile preferito? Assolutamente, io vi dico, ho questa cotta, diciamo, tra virgolette, per Preston Burke. Mamma mia, io amo tantissimo quel personaggio. Mi è dispiaciuto da morire che se n'è andato via alla fine della terza stagione, però, ho avuto la fortuna di scambiare dei tweet con lui. Non potete immaginare quanto ero contenta in quel momento, veramente è stata una grande emozione perché lui in America, io in Italia, ci siamo scambiati un po' di tweet, mi ha fatto anche gli auguri di compleanno il 9 settembre dell'anno scorso, quindi vi dico, è stata un'emozione una dietro un'altra. E lui è il mio preferito in assoluto. Secondo posto c'è Danny Duquette, io per quel personaggio, per la storia d'amore con Izzy, veramente io ci ho lasciato il cuore in quella puntata quando è morto, le lacrime che ho versato, Dio solo lo sa quante ne sono state. Quindi ecco, questi due personaggi preferiti in assoluto, ma amo anche quegli altri maschili, però loro due stanno i primi posti proprio. Terza domanda, personaggio femminile preferito? Assolutamente Cristina. La adoro perché è una sagoma, proprio è forte, mi piace tanto come si approccia al suo lavoro, il legame speciale che ha con Meredith, veramente è fantastica, un personaggio stupendo e non potevano farla meglio di così. Quarta domanda, coppia preferita Cristina e Preston e Danny e Izzy. Queste sono le mie coppie preferite in assoluto. Mi piace tantissimo anche quella di Kelly e Arizona, le famose calzona, e anche quella di Meredith e Derek, però al primo posto loro due. Personaggio maschile meno amato? Allora, non c'è, vi dico, anzi prima c'era, adesso vi spiego perché. Quando è subentrato Wenant, che poi c'ha la relazione con Cristina e questa storia d'amore, non lo potevo vedere dritto perché io volevo che tornasse Preston, volevo lui che ci fosse vicino a Cristina e non a Owen. Ecco, quindi non lo potevo vedere dritto, non mi piaceva, però dopo con il tempo, con il passare delle stagioni, dalla sesta in poi ho cominciato ad apprezzarlo di più. Quindi diciamo che non c'è, però prima c'era. Ecco. Sesta domanda. Personaggio femminile meno amato, Sadie, l'amica di Meredith. Non la posso vedere dritta. Vi giuro, non. Non è. Non la posso vedere assolutamente dritta, vi spiego subito il perché. Dio, proprio mi sembra la classica figlia di papà viziata. Poi quando ha messo nei guai anche Lexi, veramente lì è stato proprio il culmine dell'odio verso di lei, proprio Sadie, proprio. Assolutamente non mi è mai piaciuto. Per niente.
Settima domanda, coppia che vi ha emozionato meno è Edison e Derek. Perché ormai il loro amore era andato, finito, ciao, addio, quindi non mi ha emozionato per niente, non mi ha fatto versare neanche una lacrima, come invece sia Meredith che Derek, la loro storia d'amore, mamma mia, fantastica. 8. Se foste Shonda Rhimes, cosa vareste succedere ancora nella nona stagione? Allora, io ho letto uno spoiler grande quanto una casa sulla pagina di Grey's Anatomy Italia su Facebook. Non ve lo dico ovviamente, quindi chi lo vuole a rischio e pericolo va a leggerselo lì. E quello, se verrà confermato, perché si vocifera che capiterà quella cosa, per me come spoiler, come, no, come spoiler, scusate, come nuova cosa da far succedere nella nuova stagione, basta e avanza perché è una cosa immensa. E per me già ne hanno passate talmente tante che addirittura anche l'ospedale è a rischio di chiusura. Ecco. Quindi per me li lascerei abbastanza tranquilli. Decima domanda, la scena più bella di Grey's Anatomy. Vabbè, anche più di una ovviamente, perché beh, ce ne sono talmente tante che non le sto a elencare tutte, sennò finirei domani. Innanzitutto il bacio tra il primissimo, scusate, il primissimo bacio di Christina e Preston, meraviglioso. Poi quando Izzy si innamora di Danny, scena fantastica. Quando Meredith ha preparato la casa con le candele a Derek. Un'altra scena fantastica, meravigliosa, emozionante soprattutto, e tante altre. Ce ne sono talmente tante che non ve le dico, non me le posso elencare perché non è che me le ricordo tutte. E adesso mi sto riguardando, oltre a una stagione, mi sto riguardando anche le altre stagioni, sono arrivata alla quinta, ecco, dove un bambino si salva per miracolo, grazie a un trapianto, con le lacrime, ecco. Undicesima domanda, scusate, dopo, che domanda fai, Nicoletta? Cioè, chi vorreste violentare nella stanza del medico di guardia, magari durante un turno di notte noioso? Ecco, per la serie non c'è niente da fare in ospedale, quindi andiamo nella famosa stanza del medico di guardia, che se le mura potessero parlare, ciao. Non lo so, non lo so. Beh, Alex, bella presenza, per carità. Il primo nome che mi viene in mente è lui, dai, diciamo Alex. Però che domanda è su? Scherzo. Allora, dodicesima e ultima domanda, la stagione che preferite? La quinta. La quinta, per i vari cambiamenti che subiscono i Magic, no? Meredith, Alex, Izzy, Cristina e George. Veramente, sono tanti cambiamenti, però soprattutto ovviamente la prima stagione che dove inizia tutto, dove si formano le amicizie, le coppie, eccetera. Quindi la prima e la quinta. Allora, il tag è finito, spero vi siate divertiti ad ascoltarmi. Ultima cosa, una chicca spero gradita. Qualche mese fa su un centro commerciale ho trovato una bancarella piena di libri che facevano parte di un'offerta, promo appeso, in pratica voi li mettevate sulla bilancia, in base al peso pagavate l'importo relativo. E che cosa ho trovato? Dopo voi ditemi se non ho un mazzo così tanto, ecco. Belli dietro, nel senso a fortuna, ho trovato il libro di King Kong di Edward Wallace, che non riuscivo a trovarlo da nessuna parte un po' di tempo fa. Adesso non so se forse si troverà meglio, anche perché non sapevo neanche l'esistenza del libraccio, compro vendo libri. L'ho trovato lì e insieme, guardate, ho trovato il libro di Grey's Anatomy, eccolo qui, che è poi anche perché è doppio, ecco. La prima parte è quello che raccontano le infermiere, quindi i loro punti di vista su tutti i personaggi. È spassosissimo, io già ho iniziato a leggere qualche pagina proprio in occasione di questo tag. E se lo girate, c'è Grey's Anatomy, quel che si dice all'Emerald City Bar. Ecco, il famoso bar dove si ritrovano tutti dopo un turno massacrante la sera per bere qualcosa, giocare a freccette, no? Sapete quando quelle scene lì, boh, ecco. Quelle scene lì. È veramente fantastico. Ho iniziato, vi dico, a leggerlo. È edito dalla Spelling Caffè Editori. Costa, allora, 10,50 euro. Però, cioè, ho ancora lo scontrino di quando l'ho comprato. Libri appeso, eccolo qui, 3,27 euro. Adesso ve lo faccio vedere. Che giorno era? Il 18 ottobre. 18 ottobre, eccolo. Lo faccio vedere, non so se si vede bene, spero di sì. Ecco. Allora, King Kong era 3,27 e Grey's Anatomy 3,30 euro. Quindi vi dico, la mia immensa felicità. Sicuramente che lo leggo, vabbè, è ovvio. Posso anche farci una piccola recensione, anche pure un piccolo vlog per parlarvene così.
diciamo, non è una storia unica. Qui i punti di vista delle infermiere e l'Emerald City Bar. Eccolo qui, infatti come dice qui il barista sente tutto. Quindi i magic sono sempre sotto l'occhio del riflettore sia al bar che soprattutto sotto l'occhio delle infermiere. Veramente sono rimasta così quando l'ho visto, sulla bancarella ho detto e questo? Mai visto, non ne sapevo neanche l'esistenza che fosse uscito un libro che riguardasse questo meraviglioso telefilm. Quindi eccolo qui, costa 10,50 però fortuna con quell'offerta appeso 3,30 euro. Io vi ringrazio di cuore che mi avete ascoltato anche in questa occasione con questo tag, sono divertita molto a farlo, fatelo anche voi se vi va oppure rispondetemi anche tramite commento con le vostre risposte, anche per sapere qualche parere, se piace anche a voi la coppia che odiate, la coppia che amate di più, eccetera. Fatelo se vi va, io vi ringrazio di cuore perché siete sempre in tantissimi a iscrivervi, scusate, sia sul mio canale che sulla mia pagina Facebook. Io sono sempre più felice, veramente, grazie di cuore, anche perché mi manifestate il vostro affetto anche tramite i messaggi privati della pagina, quindi per me è una soddisfazione immensa. Leggete sempre, mi raccomando, ho più tempo per leggere, finalmente, sorriso a 32 denti perché guarda, è una sensazione stupenda l'opportunità di leggere sempre di più. Quindi questa settimana cercherò, se Dio vuole, di fare due recensioni e poi vabbè, ovviamente ce ne saranno tante altre nelle settimane a seguire. Io vi ringrazio di cuore, ci saranno anche le mie rubriche, altri vlog, eccetera. Quindi seguitemi se vi va sempre e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!